È capitato a tutti ritrovarsi fermi in coda in autostrada o su una tangenziale pur non essendoci alcun incidente o restringimento di carreggiata. Di solito prima vi è un rallentamento, poi ci si ferma completamente e all'improvviso si riparte e progressivamente si riprende una velocità sostenuta. Tutto ciò senza particolari ostacoli. Com'è quindi possibile che si formi la coda? Alcuni ricercatori hanno provato a dare una risposta. In pratica queste code nascono quando si verificano in contemporanea un aumento della densità dei veicoli e un calo della velocità, quando un flusso regolare di auto viene interrotto, ad esempio da una frenata improvvisa, provocando di conseguenza un rallentamento a catena. Si crea quindi una sorta di onda che progressivamente causa un arresto delle auto. Una volta superato tutto ciò, le auto ripartono poco alla volta, riprendendo la normale velocità. Un concetto che è stato anche riprodotto in Giappone, dove sono state testate queste teorie. È stato quindi realizzato un esperimento in cui 22 auto dovevano percorrere un percorso circolare tutta la stessa velocità. Nonostante ciò, i rallentamenti di alcune auto hanno provocato un effetto onda che ha causato rallentamenti a catena.